Allora, Riccardo, ho scoperto che vivi in Italia da parecchio e che insegni anche, oltre ad essere un artista, di queste meravigliose sculture. Come si possono chiamare? Sì, diciamo sono pannelli scultorici e mutanti, perché sono mutanti piuttosto. Sì, riguardo alla domanda che mi avevi fatto, sì, da molto tempo che sto qua, insegno pure ceramica artistica e dopo tutti questi anni ho avuto tante sperimentazioni fino ad arrivare a questo. Funziona che questa idea di presentare l'opera, che uno la può cambiare in maniera verticale, fare diversi opzioni sensibili. Opzioni della stessa opera che però cambia. Che cambia ovviamente con il movimento. Questo è un pannello in metallo e queste sono tessere ceramiche calamitate, e quindi uno può rapidamente cambiare la forma e la sensazione visiva, ecco. Con la ceramica e mi pare come la congiunzione di tutto un mondo veramente plastico, perché di tutto lì, la pittura, la scultura, la forma, il materiale di per sé, che è anche capace da un tipo anche di cottura di far venire a galla anche il ferro. Vedere comunque delle opere che di solito vai in un museo o in arte, di una galleria di arte moderna, sono statiche, no? Tu le devi solo guardare, contemplare. Invece qui lo spettatore si mette in gioco, perché tu le puoi toccare, le puoi spostare e puoi intervenire con la tua creatività. Quindi diciamo che ognuno di noi diventa un piccolo artista in un frammento, diciamo, della nostra vita, e quindi questo sicuramente mi ha colpito un sacco. Allora Mario, i progetti futuri con la Start sono legati a Riccardo ma anche altri artisti, altri eventi, ce ne vuoi parlare? Come presidente della Start Promoting Entertainment mi interessa molto promuovere la cultura in diverse discipline. Questa mostra di Riccardo, appunto Mutazioni, è stata pensata come una mostra itinerante, quindi la porteremo un po' in giro, vedremo come funzionano anche altre città, perché insomma interessare, vedere queste mutazioni come
come mutano poi in altri luoghi specifici, diciamo così. E quindi in qualche modo tu sei un promoter, un imprenditore e anche un po' un mecenate per questi artisti a questo punto, e quindi stiamo proprio coniugando un po' di arte antica con la modernità, la contemporaneità. Sì, questa parte proprio da mecenate mi stimola, perché sicuramente c'è la parte di business in tutto questo discorso, però dare vitalità e spessore non perché gli artisti non lo abbiano, ma perché magari hanno difficoltà nell'essere visibili con la loro arte, è una cosa che mi dà moltissima soddisfazione. Oggi ero felicissimo qua.